dato a duello i miei nemici con una pistola scarica, offrendo loro un mazzo di primule. Quando ho incontrato il mio torturatore in ospedale molti anni dopo, anche se nascondeva il suo volto per la vergogna, gli augurai di guarire presto e chiesi perché soffrisse. Mi misi nella sua mano le primule che avevo raccolto nella cella. Ho lottato, lottato davvero senza alcuna menzogna, contro fascismo, imperialismo e capitalismo. Ma grazie a Dio non ho mai ucciso o ferito nessuno. Invece ho lanciato primule nelle piazze. Gli amici mi dicevano, non tenere una pistola scarica, è più pericolosa di quando è carica. Ho capito cosa volevano dire e ho riempito la canna di primule. Quando bevevo troppo, ricordavo le mie vere pene e mi commuovevo. A volte ho pianto come un fiume in piena, ma poi non ho dato importanza alla paura. Invece guardavo le primule nel cielo. Ho riso molto e ho offerto il mio cuore ad ogni donna bella, appiccicandomi in faccia un'espressione seria. Pur sapendo che sarei stato respinto, ho fatto infinite offerte d'amore e con la fantasia mettevo primule nei loro capelli. Quando le mie donne mi lasciavano, dicendo che ero insopportabile, non mi sono mai rifugiato in scuse annacquate. Ho offerto loro primule raccolte sull'orlo del precipizio. Amavo le vie a fondo cieco, perché erano come me. Cercavo anche il sole in queste vie. Così i miei amici mi consideravano frivolo. Toglievo primule dai miei fianchi doloranti, che usavo per farli stare zitti. Ho cantato canzoni così oscene, canzoni che educavano all'amore, e pensavo che non ho più di 50 anni e ancora poco primule. Come vedi sono una pistola vuota che si rifugia nelle primule, è inutile quanto la poesia in duello. A proposito della dimensione della